scusa. Onda, Carlo Sanna. È la prima volta di essere il contrario, quindi ho preso solo lei stasera, se no... Arriva solo il cavallo, fanno finire la prova e poi va via a mano contraria e entra vita via Dupré. Quindi Onda Tabacco, Carlo Sanna, eccoli qua, li abbiamo visti anche loro, alla prossima. Oh,
viva la città. Mio nonno. Rivale della ecco la Storiux. Come ho detto, sono arrivati a Valle Debuttante, però è arrivato tranquillo, molto tranquillo. E anche ora è abbastanza sereno e questo è così molto positivo. Vigillo, Giuseppe Zeddi, stavolta si riapprende e di guardia e nero, colore che sempre splende. Eccola, Chiocciola, Viso d'Angelo. Ciao ragazzi. Veramente, dopo il Paiullo, uno dei... Vedete, gli hanno messo le scarpe per evitare problemi camminando le pietre. Questo per tutti quelli che vanno a chiacchierare su quello del palio di Siena. Tutto si guarda, vedete? Sarpieri deliati, per evitarne i problemi, gli hanno messo le scarpe per passare nella, camminare nelle pietre, perché la Chiocciola è una delle più lontane insieme all'Istice, vedete? Eccolo là. E questo è quanto. Questo invece Giordano Bartoletti, buon figlio. Poi andiamo da un big a un big e da una partoletta andiamo ai gassati del nonno, una violenta, va. E l'aggeggio come lo chiamo io, Giovanni Azzeni. Buongiorno, mi scacco, veterinario. Mio corno, ovviamente. Prova, violenta. Parolacce vi sono messi, Mattina poi è sempre. Poi abbiamo un bar di Montone, eccolo qua, solo 2-2, uno dei cavallini che possono dire anche la sua, una corsa a luglio, quindi uno fresco, come possiamo definire, cavallo mai espertissimo, buongiorno, quindi... Carboni, che
lui tira, vedere di portarla a casa senza dimenticarsi dell'avversario Nicchio, e lo stesso discorso vale per Nicchio. Lui, la signora Cresti, il capitano Marchetti, sembri diabolico. A lui lo sono preso il Covid, sta così. Allora, mascherina, buongiorno. Dillo, perché ho la mascherina, a lui lo sono preso il Covid, sta qui, e ora me la metto. E siamo arrivati alla giraffa, le buttanze, vedete adesso sono tre, questo è Adeste Tulesu, cavallo di Ghetti che allena Fusceddu, è andato bene, cavallo fisico giusto, Piazzaiolo, vedete, come ho detto, andavo prima, la moglie del bossiere, donna di cavalli, che questo era un cavallo che è tranquillo, ma l'anno prossimo sarebbe stato ancora meglio. E due debuttanti, e lì c'è Michel Puzzo, il capitano Grigiani, e questi, buongiorno, è bipritimo per la mascherina, ma io a luglio ho preso il Covid, sta qui, ecco. E allora come il Cerino, ho pregato una volta e due no, capitano Bazzani. Sono un posto, mi danno tutte le svampate in faccia, vedi? E allora a luglio sono scappato, ora mi sono messo la mascherina, perché l'attenzione va sempre tenuta, ricordiamocelo sempre, questo ne ha fatti di danni, soprattutto di morti, ovviamente, quindi sono sempre attenzione, attenzione, eccola va, me lo confesso. Oh! Vedete questo? Questo va sempre insieme a uno che è diventato aggeggio anche lui. L'ho confesso, la multa di Sebastiano Murta, l'ho sentito prima l'intervista al capitano. Allora. Capitan Giorgio a casa a Muta, c'è il priore, la signora, ora mi sfugge il nome, io sapete, io e noi siamo veramente nemici. E poi arriviamo, buongiorno. Io non li guardo mai volentieri, ciao. Buongiorno. E poi abbiamo la tartuga, secondo me il meglio alle gambe. Infatti non capisco la scelta che vogliamo tale e quale. Questo invece è un dottore, mi cammina, fa l'avanguardia. Bene, l'aglio della tartuga. Quindi Remo Rex, questo è il suo posto, grazie del campo, il suo posto. Arrivato, lui zero, fortunatamente non è caldo come era a luglio. Lo monta per la seconda volta Federico Arri, perché l'aveva già montato nel 2019 nel Drago. Eccolo qua, ciao Remo. Questo è
posso vantare, l'avevo visto dal 2017 questo cavallo, lo stavo dicendo, l'hanno preso e ha confermato quello che dicevo, l'avevo visto proprio cambiare, ho visto anche il filmato, probabilmente l'avete visto, l'avevo visto cambiare a Mociano, lo dissi, visto si a Monticiano e poi è diventato Remore, ce lo va. Federico Arri, Ares, Milano, Fortezza accanto, il signore alto, con vestito bene. Buongiorno. Tutti. Silenzioso stamattina. Speriata, come mai silenzioso di bello? Bene. E casa tua, perché lei ci fa una bella passeggiata fino a una delle punte più alte della città di Genova, il Castelvecchio, e con le immagini della tattua se ne va, e come sempre quando so qua vi lascio con lei, eccola, alla prossima, quanto è bella proprio.